Allora, l'ospite di oggi al nostro Hot Corner qui a Via del Babuino è Filippo De Carli. Salve, ciao a Come tutti. stai, Filippo? Bene. Dove ci eravamo lasciati l'ultima volta? A Venezia, mi sembra. L'ultima volta siamo lasciati a Venezia. Esatto. Poi ci siamo rivisti late show vari e Sì. adesso ti ritroviamo e sei da poco su Prime Video con il sequel di Addio al Nubilato di Francesco Polloni, Addio al Nubilato 2. Che esperienza è stata? In cui ti abbiamo visto con Chiara Francini in atteggiamenti. In atteggiamenti un po', infatti, no, è stata un'esperienza molto, molto, molto interessante. Nella misura in cui, forse la prima volta nella mia piccola e umile carriera, ho interpretato un personaggio che era effettivamente fuori da quello che sono io, nel senso che interpreto uno sciamano italo-argentino, quindi spagnolo, quindi c'è tutto un lavoro sull'accento, sulla parlata. E finalmente suoni anche, Oh, canti, e l'altra infatti, passione che è la certo. prima volta poi che la porti in un film. No, c'è stato pure Guida astrologica per cuori infranti, la Ah, è seconda vero, stagione quello che c'è. Netflix, dove c'ho un pezzo dove suono, sempre un pezzo mio. Anche in questo film ho scritto una canzone in spagnolo, si chiama Una Mujer. No, è stato molto molto divertente. Mi è stato comodo il fatto che abbiamo girato a location, quindi io avevo solamente una location, quindi ho girato 4 giorni di fila. Ah, ok. Questa cosa mi ha aiutato molto nel processo di interpretazione, nel senso che è molto più facile Certo. quando Poi c'è anche puoi la scenografia lavorare. intorno, cioè Sì, e se Ma eravamo lì in Polloni ti questo lascia casale. andare o Sì, con Fra è stato molto. Già dal primo provino c'è stata questa fiducia completa. Dopo il primo take c'è stato proprio ok, vai, fai quello che vuoi. Si è fidato molto. Io mi sono fidato di lui, quindi c'è stata una collaborazione buona, è stato bello. Sì, anche con Chiara, che avevamo questa scena, appunto, un po' poi per chi vedrà il film Esatto, potrà capire. vedete. Però insomma, sì, Tra l'altro sono molto è già tra i più contento. visti su Prime Video Ah, questo, siamo l'altro primi al giorno. momento. Al Questo momento è, quindi siamo primi è. in classifica su Prime. Quindi dai, oh, se volete guardatelo che è molto Esatto, andate a vedere la divertente. scena, sentite la canzone. Ti abbiamo Esatto. visto poi in Colma Iegge nella prima stagione, però tu hai già finito la seconda che vedremo a gennaio, Sì, gennaio in cui riprendi lo 2024, stesso ruolo, in cui quindi. riprendo lo stesso ruolo, questo Davide Baronciani, figlio di Vittorio Baronciani, nonché uno dei capi dell'agenzia. Certo. Sarà molto 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 divertente questa stagione. Io posso dare Eh sì, pochissime perché se no ti fulminano anticipazioni, direttamente. assolutamente, cioè smetto proprio le vive, però sì, cioè, quest'anno poi questo personaggio è molto chiave, è un personaggio chiave, Perché l'anno quindi. scorso era centrale all'inizio, Sì, poi dopo dopo un po' invece quest'anno c'è proprio una questione. Vabbè, non dirò più Non dire troppo, non dire niente. troppo. Però abbiamo finito di girare poco fa, 3-4 giorni fa. Senti Quindi sì. Filippo, ma se ti guardi indietro, che punto sei? Te Mazza, l'aspettavi? no, no, no. Se guardo il me di Beh, anche 17 anni, quando ho iniziato, appunto, quando ho iniziato a intraprendere questa carriera. Non mi sarei aspettato di arrivare a 26 anni con insomma, alle spalle dei lavori così, così belli e così Certo. soddisfatto soprattutto Esatto. Poi del mio soprattutto operato. con dei registi che ti hanno anche insegnato tanto, Di no? Beh, brutto, lasciando sì. Vabbè, la cosa di Ridley Scott, non so, Sasaguchi Sasso è Gucci è stata stata una parentesi un quasi ricordo da onirica, raccontare, sì. esatto, ai nipotini. Però E poi, c'hai avuto sì. dei registi che ti Beh, diciamo hanno in primis insegnato. Zanasi, Esatto. Gianni, col quale poi ho avuto appunto il piacere di, oltre al primo film, La felicità è un sistema complesso, di lavorare di nuovo appunto con lui in War, l'anno scorso, che è Certo. uscito appunto l'anno scorso. Sì, c'è Gianni, c'è. Lui è quello che ha dato di più. Certo. Lui è stato il mio papà, tra virgolette. Cioè, mi ha dato fiducia massima al primo colpo. È una cosa che non si Eh no, dimentica, no, soprattutto per in questi tempi niente. in cui si rischia pochissimo. Assolutamente. Quindi sì, c'è. E altri? Beh, Luca Riboli di Ah, Call My certo. Agent è stato un bel incontro. È un regista molto bravo nella direzione degli attori e consente veramente un modo, ti dà l'opportunità di poter esplorare all'interno del ruolo, quindi anche sul set, anche all'interno della scena, che è una cosa che non sempre purtroppo si può fare, un po' per i tempi, un po' per. Sì, Anche spesso e per volentieri per le gerarchie, no? tempistiche. Che per fai Sì, quello e è basta, vero, è punto. vero, è vero. Poi dipende dai progetti, perché ci sono progetti che si
si prestano più a questo modo di interpretazione, poi sì. Ci sono progetti invece che sono molto serrati dove devi seguire. Però sì, direi Zanasi, Ribuoli, vabbè, lo stesso Ridley Scott per quel piccolo che è stato, cioè mi ricorderò per sempre il Thank you Philippe, it was priceless, che mi disse. Beh, poi quelli sono cose, poi su quel sì. set. Sì, senti Filippo, quando hai capito tu che avresti voluto fare questo mestiere? Tu vieni da Trento, che non è proprio una città a parte Francesca Nera, ma non è proprio... No, non c'è... Diciamo, non è che ti svegli e dici, ah, faccio l'attore, ma... No, di base non è vero, però ho iniziato a caso in realtà, perché appunto io mi ero rotto il dito, nuotavo al tempo, avevo 17 anni, e ho fatto per caso un provino senza sapere come, quando, perché, per che ruolo. Ed effettivamente, ed era il provino per La felicità è un sistema complesso con Zanasi, ed effettivamente da lì ho cominciato a collaborare con lui per diversi incontri, callback, no? Come si chiamano nel nostro certo. gergo tecnico. E da lì appunto è partita questa avventura incredibile di 3 mesi, dove ho avuto modo appunto di imparare dai migliori, credo, perché tra Valerio Mastandrea, Giuseppe Battistone, la stessa Dassi Aron, che saluto con tanto amore, che sono dei grandi professionisti, mi hanno... E da lì, diciamo, io non era proprio nei piani. Cioè non avevo dei piani, a 17 anni ero tutto un po' ma molto... Ma a casa cosa ti hanno detto? Fai l'attore? No, a casa in realtà devo ammettere sono sempre stati molto molto molto... Ah, ti hanno appoggiato? Sì, sì, mi hanno appoggiato. Perché i trentini poi in realtà... Ma guarda che mio padre è francese e mia madre è pugliese, quindi di base di Trentino c'è solo il fatto che si sono trovati là. Un trentino avrebbe detto mandovato. Sì, mi avrebbe detto... Ma sta a casa, sì. Dai, trovate qualcosa. Sai come si dice? Mammona. Esatto. Chi è il tuo mito, sì. Filippo? Wow. Tuo attore? Allora, diciamo vado a periodi. Mm. In questo periodo sono, vabbè, c'è sempre Michael Fassbender che rimane un grande punto che di tra l'altro è tornato con The Killer, hai con visto? Fincher. Sì. Che lui ci ha avuto un momento in cui non ne azzeccava più una. No, è vero, ma gli hanno anche proposto secondo me ruoli che non erano proprio... Però voglio dire, dallo stesso Bastardi senza Gloria... Basterebbe Anger, Shame, Bastardi senza Gloria. Scusa, Song to Song. E Song to Song con Malik. Sì. È forse lì che ho... Che cioè, in questo che periodo lui... ho questo fetish, sì, cioè... nei confronti di Michael Fassbender. E poi, vabbè, c'è sempre Seymour Hoffman, che... Philip. Certo, che rimane un grande, un grandissimissimo. Però Fassbender, veramente, c'è un momento in cui stava diventando, veramente, uno dei più grandi attori viventi dopo... Poi c'è avuto un minimo, però secondo me adesso io Killer non l'ho visto, irlandese, eh? Killer non l'ho visto, devo recuperarlo, adesso sarà sulla lista delle cose da fare. Senti Phil, domani ti chiama un regista e una regista, chi vorresti che fosse? Posso dirne due? No, certo, anche tre. Allora, mi piacerebbe tanto avere la possibilità di poter lavorare con Alice Rohrwacher. Ah, vedi che è il terzo oggi. Oggi va così. Alice, dai, facciamo Alice, questo è un appello che noi facciamo, eh. Io non volevo, non Alice, vorrei essere discreto. Alice, girare un film di guerra con tre fratelli. Sì, ma Brando Pacito, Filippo De Carlo e Michele Ragno. Infatti. Vabbè, io l'ho detto. E no, con Alice Rohrwacher mi piacerebbe molto lavorare. E poi a livello invece più... d'action, Guy Ritchie sarebbe fighissimo. Ah sì, un bel personaggio. Mamma mia, sì, già mi ci vedo a fare dei rallenti con delle pallottole. Ti piacerebbe fare un action? Tantissimo. Un western o un action, sì. Bello. Western forse più di tutto, in realtà. Ah, western è in cima. Tanto. Sì, cioè la grande passione di... Io da piccolo ero in fissa con i cowboy, ma proprio tanto, cioè andavo in giro proprio con un cinturone, ma con la pistola. Ma qual è il tuo film western preferito? Allora, io, secondo me, Pat Garrett e Billy the Kid rimane con colonna sonora di Dylan, dove nacque poi Knockin' on Heaven's Door, tutto esatto. un... E poi i Magnifici parte, Sette, sì, certo, Lancia i coltelli, e i Magnifici Sette. Versione Yul Brynner. La versione Yul Brynner, assolutamente, Steve McQueen. Tutti loro, grandissimi. Sì, e poi ci metto un terzo che... cavolo, con Paul Newman e... Butch Cassidy e Sundance Kid. Sì. Paul Newman e Redford. Mamma mia, c'è la scena finale. Che tra l'altro quel film c'ha un
tutto un potenziale comico pazzesco. Sì, loro, beh, sono, ma una coppia comica. Loro sono fighissimi. Cioè... erano anche una coppia, sì, sono, sì, riusciti anche a essere, cioè, oltre, sì, a essere, sì, bellissime, erano una coppia comica con dei tempi fantastici. Un po' a me mi ricordano molto il DiCaprio e Brad Pitt di Once Upon a Time in Hollywood, sì, da un, sì, certo, sì, punto di, vero, vista, capito? Vero, c'hanno un po'... Soprattutto quando riesci a tenere la bellezza a bada, no? E riesci a... esatto. Stato... Quando non è più quello che esatto, risulta in prima, in prima linea, invece c'è, esattamente, altro. Esattamente. Sì. Fin del cuore? Porca miseria. Sempre periodi, quindi in questo, okay, periodo. Però in realtà te l'avevo detto pure, no, è un periodo che dura da un bel po'. Io credo I Love Radio Rock rimane sempre un film che un guarderei. Grande film, mamma mia. È vero, è rock and roll. Sì. Tom Sturridge, che tra l'altro sta qui anche alla festa in questi, vedi, giorni. Dovrei andare a stalkerarlo. Esatto, Tom Sturridge era sparito perché era anche in Across the Universe, era stato Tom Sturridge, era bravissimo. 10 anni fa era uno nella top 10 e non c'è più. Vabbè. Dove ci vediamo la prossima volta? No, perché dobbiamo fare le show. Certo, no, noi ci vediamo la prossima volta, posso dirlo, no? Sabato sera. Certo. 21 ottobre al San Regis a Roma alle 19. Dalle 19. Esatto, dove ci sarà l'inno di Sweet Home Hot Corn. Certo, cioè, ho già sentito Philip Charles, mi ha detto sta prendendo ritorna un aereo apposta dal Texas, esatto, dal Mississippi, esatto, scusa, c'è ragione. Mississippi Tech, poi Phil de Charles è così misterioso, sì, un po' come il Dylan di... È un po' anche come Terrence Malick, un po' un personaggio. Un gattopardo delle nevi che ogni tanto si isola ma torna. Esatto, esatto. Filippo De Carli all'Hot Corn, grazie. Grazie mille. Grazie.